Ciao a tutti, sono Stefano Vietti, autore, coautore di Drago Nero. Benvenuti nel mio studio, qui è dove scrivo, dove lavoro tutti i giorni e dove mi trovo chiuso alla fine in casa, come voi tutti, in questo momento molto difficile, che in realtà per noi scrittori è un pochino meno complicato, visto che siamo abituati, a starcene da soli per i fatti nostri. Chiusi in casa e così sto facendo adesso qui con la mia famiglia in questi momenti e mi sto dedicando ovviamente a Drago Nero. E per non fare il solito video in cui vi racconto cosa arriverà, cosa stiamo scrivendo, cosa stiamo combinando nella saga di Drago Nero. Il nostro barbiere, Luca Barbiere, che è l'editor della serie, ha pensato bene di raccogliere online una serie di domande di voi lettori e io me le sono memorizzate e adesso vedrò magari di rispondere così facciamo qualcosa di diverso. Allora, ci chiedete come prima domanda quando terminerà l'attuale saga di Drago Nero, Il Ribelle. Io e Luca Enoch abbiamo previsto circa un paio di anni ancora di racconti. In realtà non sappiamo esattamente quando, diciamo 2 anni, porteremo a compimento la saga che ha una fine che abbiamo già pensato, e poi dopo questa abbiamo già in mente cosa fare, ma chiaramente ve lo racconteremo in un altro momento, magari quando si è riaperto tutto e ci vedremo a una fiera. Un'altra domanda che ci fate spesso è come mai avete deciso di trasformare Ian in un ribelle? In realtà non è stata una decisione così presa a tavolino, ma semplicemente la continuazione naturale della continuity che abbiamo impostato fin dall'inizio. Drago Nero l'abbiamo sempre raccontato per cicli narrativi e anche questa volta eravamo arrivati a un punto dove Ian aveva da seguire questa nuova strada e adesso stiamo raccontando quella. Un lettore ci chiede: mi incuriosisce molto, vorrei sapere se le storie sono episodi oppure se ogni fumetto è autoconclusivo. Noi lavoriamo per storie autoconclusive, ma che sono collegate tantissimo da una continuity lineare molto, molto chiara e precisa fin dal primo numero, ed è un po' quello che ha davvero appassionato tutti voi lettori. Seguire Drago Nero fin dall'inizio, per quelli che l'hanno fatto dal primo numero, è proprio un appassionarsi a un mondo, a un personaggio che vive una vita quasi, quasi fosse reale alla fine, no? Con tutte le avventure collegate tra loro. Per cui la serie è leggibile. Di storia in storia tranquillamente, quindi in realtà potete cominciare a leggerla dove volete, poi se vi piace recuperare gli arretrati o andare avanti. In particolare la nuova saga del Ribelle, che è in edicola da sei albi, è un buon punto di partenza, quindi se volete cominciare la lettura di Drago Nero magari partite da quello che è uscito il primo numero l'anno scorso a novembre. Ristamperete i primi volumi di Drago Nero esauriti? Al momento non abbiamo deciso niente in merito e vedremo in futuro. In realtà non sono tantissimi i primi numeri esauriti, ce ne sono alcuni. Si stanno esaurendo comunque pian pianino perché vediamo che c'è un forte acquisto di arretrati. Decideremo più avanti. Qualche altra storia con i bestiari? Sì, i bestiari stanno arrivando, quest'anno arrivano e avranno un ruolo sempre più importante nella saga della ribellione. Li vedrete già in una storia disegnata da Malisan che arriverà in autunno e poi vedrete avranno un ruolo particolare. Un altro lettore, una lettrice ci scrive: avete già pensato a uno spin-off con i personaggi secondari della saga? No, al momento siamo concentrati sulla serie principale. Magari negli speciali o negli almanacchi ci piace raccontare un po' degli altri personaggi non protagonisti. Ecco, seguite quelli e troverete sicuramente qualche cosa. È già in cantiere una serie su Ian all'inizio della carriera come scout dell'impero?
No, tutta quella ciclo narrativo per noi si è concluso, però lo stiamo portando avanti nei romanzi. Il terzo romanzo che sto scrivendo io racconta le avventure di Jan quando ancora era uno scout imperiale e forse ci saranno dei racconti con dei flashback e dei ricordi di quel periodo. Questo è bello. Qual è la tua giornata tipo in ufficio? La mia giornata tipo è sedermi alla mia ordinatissima scrivania, che in realtà ho riordinato per l'occasione, ma mi piace un ambiente ordinato, sono un po' minimalista io. Con alle spalle i miei libri, i miei soldatini, qui davanti Og More e un cavaliere Kandariano che mi fanno compagnia, e io passo la giornata a scrivere, a lavorare qui davanti al computer. E mi fermo per la pausa pranzo, e dove di solito mi cucino qualcosa io, e poi il pomeriggio continuo a lavorare, spesso anche la sera fino a tarda ora, dove magari invece di scrivere, che sono più stanco, controllo le tavole arrivate durante la giornata dai disegnatori, il lavoro fatto, oppure mi sento con Luca Eno per decidere su nuove scelte di continuity. Farete una miniserie su un altro personaggio, magari su Sera? No, ma una delle idee che abbiamo è di trattare un po' le origini dei vari personaggi principali, cioè Sera, Alben, Gmor, dei comprimari importanti. È un'idea che io e Luca abbiamo da tempo e non so quando riusciremo a metterla in opera, però c'è questa. In realtà poi nelle storie della serie regolare trovate spesso e volentieri che molte storie sono incentrate a volte più sul personaggio, sul comprimario, che sul protagonista, e questo è un altro degli elementi che piace moltissimo a tutti voi e anche a noi. Pubblicherete mai Dragonerio, serie regolare a colori? Per me lo merita. Allora, no, non è previsto, però è previsto che continuiamo con i cartonati che sono, li conoscete molto bene, sono le edizioni prestigiose che facciamo a colori, dove praticamente rimettiamo in questa edizione con carta patinata tutta a colori le storie più importanti della serie. Quindi questo è un lavoro che continuiamo e che ci sta anche dando parecchie soddisfazioni. Quanto durerà la serie? Finché avremo energia di scrivere e finché voi continuerete a essere appassionati a comprarla. E noi andiamo avanti, abbiamo un sacco di idee. Se a voi piacciono e continuate a seguirci come ci state seguendo, andiamo avanti. Da dove posso iniziare a leggerlo? Non ho letto niente del personaggio. Allora, puoi iniziare dal numero 1 vediamo se tolgo Carolino, numero 1 dei Ribelli, eccolo qua, che è uscito a novembre dell'anno scorso ed è in realtà era il numero 78 della serie, e l'abbiamo messo in edicola col numero 1 perché parte appunto un nuovo ciclo della ribellione. Questo è un punto che può essere visto come inizio per cominciare a leggere Dragonero. Poi, se piace, si prosegue, si prendono gli arretrati, e questo è un buon punto di partenza. A quando un altro crossover? Arriva il team up nuovo di Zagor, dove nel primo team up che abbiamo fatto, vediamo se lo trovo, era esatto qui, Avventura Darkwood, dove Jan va nel mondo di Zagor e iniziano un'avventura insieme. Il secondo team up, dove Zagor andrà nel mondo di Dragonero, lo sta scrivendo Luca Eno, che arriverà credo forse già il prossimo anno o quello successivo, comunque è in lavorazione.
Ci saranno delle puntate stile orientale tipo Crouching Tiger, Hidden Dragon, sì, quelle ambientate nella terra, nell'enclave dei Grandi Laghi, ci saranno all'interno dei numeri della serie regolare. Un altro lettore ci scrive: nessuna domanda, solo grazie di tutto, grazie a voi, che ci seguite con tanta passione. Io seguo il forum e anche il gruppo di Drago Nero, che ormai sono quasi 3.000 iscritti in Facebook, e devo dire che siete veramente molto calorosi nei nostri confronti. L'ultima domanda che abbiamo raccolto è: l'impostazione della griglia della pagina risulta alternativa. Come mai questa scelta? Questa è una domanda tecnica. Noi la griglia, la gabbia, cioè praticamente la struttura della pagina con cui è costruito e impostato il fumetto, no? Che sono il numero di vignette, come sono strutturate, vediamo se ne trovo una. Ecco, ad esempio questa è molto alternativa, ma in realtà noi con Drago Nero abbiamo sempre lavorato così. Perché dà più aria al disegno, i disegnatori tra l'altro si sfogano, si divertono, costruiscono la pagina in modo dinamico e a noi piace, ma piace anche ai lettori e ci sembra che dia un senso anche più di freschezza al disegno. Va bene, io ho esaurito un po' le vostre domande, vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Gmor e il Kandariano vi salutano. E state in casa sicuro.